Telespettatori di 12 Porte, benvenuti qui a Porretta Terme, l'ultima tappa del nostro itinerario in preparazione del piccolo sinodo della montagna. Dopo il vicariato di Setta e di Vergato delle scorse settimane, eccoci qui a Porretta Terme, estremo lembo della diocesi di Bologna sull'Appennino, a pochi chilometri da qui, dietro queste montagne, già la Toscana. Qui con me Dollino Civerra, parroco a Porretta Terme e anche vicario del vicariato di Porretta. Buongiorno Dollino. Buongiorno a tutti. Ecco, allora ci puoi fare una rapida radiografia di questo vicariato che si sta preparando per il piccolo sinodo della montagna? Ecco, diciamo siamo il vicariato più lontano da Bologna, è un vicariato composto da parrocchie molto piccole, sono circa 27 parrocchie, per un totale di circa 17.000 abitanti. Ecco, questo vicariato è composto da 6 comuni, che corrispondono circa alle zone pastorali che abbiamo individuato un po' con questo piccolo sinodo. Siamo una decina di sacerdoti in servizio e così è una zona abbastanza servita come servizi. Abbiamo qui a Porretta l'ospedale, abbiamo le scuole superiori, abbiamo soprattutto una buona viabilità che ci è data dal treno e anche così dalla strada porrettana. Diciamo che come popolazione è una popolazione abbastanza stabile, anche se negli ultimi anni c'è stato un grosso incremento, un grosso flusso di persone che vengono appunto di extracomunitari. Vi state preparando questo piccolo sinodo della montagna che il Cardinale, ricordiamo, ha lanciato qualche mese fa al termine della sua visita pastorale qui in questi tre vicariati, diciamo, dell'Appennino, quello di Setta, quello di Vergato e quello appunto di Porretta. Tu sei presidente di una commissione, quella sull'evangelizzazione. Come sta procedendo il lavoro di preparazione? I risultati li consegnerete presto all'Arcivescovo? Sì, abbiamo fatto circa 7 incontri insieme a Vergato con la rappresentanza appunto dei tre vicariati. È stato un lavoro bello, ci siamo confrontati prima di tutto sulla situazione delle nostre comunità e abbiamo fatto una piccola radiografia di quello che c'è anche rispetto appunto al tema dell'evangelizzazione e a partire proprio dalla realtà e anche un po' così da quello che lo Spirito Santo ci suggerisce abbiamo provato a formulare alcune proposte da fare appunto all'Arcivescovo e soprattutto quello che è il risultato più bello che ci è sembrato è proprio questo stile di trovarsi insieme, di parlarci, di discutere, di sentirci chiesa. E anche i laici l'hanno notato e qualcuno ha detto proprio che il primo risultato di questo primo piccolo sinodo è proprio questo, il fatto appunto che la Chiesa si mette a camminare insieme, ci ritroviamo insieme su questi temi, ecco, con diciamo il coraggio della fede e anche l'entusiasmo di osare proposte nuove. Bene, prima di proseguire nella nostra chiacchierata con Dollino, un tuffo nella storia, un tuffo nel passato con il professor Enzo Zanioni. L'abbiamo incontrato nei giorni scorsi e ci ha raccontato il forte legame tra la storia di questi luoghi e naturalmente la cristianità. Su questi monti il cristianesimo fin dalle sue origini, che significa il V e il VI secolo d.C., ha avuto sempre una grandissima importanza per la popolazione locale. Fin da quando nacquero le prime pievi e poi le prime chiese, le popolazioni locali furono strettamente legate alla propria parrocchia, alla propria chiesa, prima alla chiesa battesimale e poi a quelle cappelle dalle quali poi nacquero le parrocchie come noi le intendiamo oggi. È chiaro che il cristianesimo era strettamente legato alla vita di tutti i giorni, era strettamente legato alla vita lungo il corso dell'anno, basta pensare che le feste religiose erano strettamente collegate ai cicli della natura, ai cicli dell'agricoltura, ma anche alle feste relative al ciclo della vita dell'uomo, per cui il matrimonio, il battesimo e poi da ultimo il funerale, la morte, sono sempre stati elementi fortemente caratterizzanti nell'ambito della vita delle comunità della montagna. E questo ha fatto sì che dapprima sorgessero
sporadiche, molto distanti, le prime chiese battesimali nelle quali si battezzava, si esercitava la cura d'anime, poi piano piano, quando a cominciare dall'undicesimo secolo si formarono i primi villaggi, si sono costituite le cosiddette cappelle di villaggio, le antenate delle parrocchie come noi le conosciamo oggi. E poi soprattutto a cominciare da un periodo compreso fra la fine del 400 e l'inizio del 500 nasce anche il grandioso, importantissimo fenomeno dei santuari. Il primo a sorgere è sicuramente il santuario di Boccadirio, ma poi poco dopo quello della Madonna dell'Acero, quello della Madonna del Ponte e tutti gli altri santuari che vivono su questa montagna. Fin dai primissimi secoli ed ancora oggi le popolazioni locali sono fortemente legate alla loro chiesa parrocchiale. Nel passato era soprattutto istituti come il diritto di patronato popolare che permettevano di partecipare alla vita della parrocchia, tanto che in molti casi erano i capifamiglia stessi ad eleggere il proprio parroco. Questi jus patronati, diritti di patronato, derivavano dal fatto che le chiese erano state proprio costruite dalla popolazione, che quindi aveva acquisito in questo modo il diritto di eleggere il proprio parroco. Ma i tempi naturalmente sono cambiati ed oggi il legame profondo fra la popolazione locale e le chiese si manifesta ancor di più forse in presenza dell'assenza del sacerdote. Moltissimi preti, basta pensare al parroco delle Capanne di Granaglione, è un unico sacerdote per tutto un comune e quindi è inevitabile che sia la popolazione locale, che sia il gruppo dei parrocchiani più legati alla chiesa, che pensa al problema del risistemare la chiesa, del restaurarla, in molti casi anche di restaurare le opere d'arte, le tante opere d'arte che si trovano all'interno di queste chiese. Ultimamente, fra l'altro, è nata anche un'altra realtà, secondo me importante, che è la rassegna Voci e Organi dell'Appennino, che si propone non soltanto di far sentire le voci degli organi, che sono tanti e di grande importanza in moltissime delle nostre chiese, ma anche di promuovere il restauro di questi importantissimi strumenti musicali che servono direttamente per la liturgia.